Buongiorno a tutti, ben arrivati al nostro 14° appuntamento con Fibro Live, un'iniziativa delle Terme di Riolo in collaborazione con l'AMRE, Associazione Malati Reumatici dell'Emilia Romagna. Io sono Tassi Stefania, insegnante di educazione fisica, e anche oggi vi faccio compagnia con una bella lezione adatta alle persone che soffrono di fibromialgia, ma non solo. Questo non solo significa che adatta a tutte le persone che si vogliono mantenere in un buono stato di forma. E la lezione che vi vado a proporre oggi è una lezione di mobilità articolare, quindi andremo a coinvolgere tutti i distretti articolari, a partire dalle caviglie, ginocchia, anche tutta la colonna vertebrale, fino alle spalle, ad arrivare alle mani. E allungamento muscolare, quindi tutto ciò che riesce a farci star bene in uno stato di buona forma. E si può fare anche a livello preventivo, anche se uno non ha problemi, si può, diciamo, può prevenire, dolori articolari di vario genere, facendo un po' di attività quotidianamente. E oggi rimaniamo anche comodi sul nostro divano, quindi vedete, io sono già in postazione, quindi utilizzeremo solo il divano per la per rimanere a sedere, e un cuscino se ce l'avete, di questo tipo, oppure anche più grande, come preferite voi. E l'unica raccomandazione che vi faccio è che sul divano sì, si sta comodi, l'importante è che non sia troppo morbido e quindi che voi non sprofondiate. Quindi l'importante è riuscire a mantenere una buona postura. Quindi cosa vuol dire? La colonna vertebrale deve essere in allungamento, come dico sempre, col solito filo che parte dal centro del nostro capo e ci allunga su verso l'alto, e quindi non una posizione con dei dischi posturali, quindi spalle chiuse, schiena curva. Cerchiamo di rimanere dritti. Se il vostro divano non ve lo permette, mi raccomando, o non so, lo fate sul letto se il letto è un pochino più duro, o altrimenti, come abbiamo fatto altre volte, utilizzate una sedia. Bene, allora direi che siamo pronti per partire. Allora, la nostra mobilità articolare, come vi dicevo, parte dalle caviglie, quindi ci sediamo comodi, con una buona postura. Durante tutta la lezione cerchiamo di mantenere una respirazione corretta, quindi inspiriamo ed espiriamo sia sfruttando il nostro diaframma che il nostro torace. Quando inspiriamo cerchiamo di gonfiare sia la pancia, quindi uso il diaframma, sia il torace. Quando soffiamo fuori l'aria, sgonfiamo pancia e petto, soffiando fuori l'aria con la bocca. Inspiriamo, gonfiamo pancia e petto, quindi l'ombelico sentiamo che viene fuori, il petto si apre, si gonfia, si apre, ed espirando normali, diciamo. Perfetto, allora mantenendo questa buona respirazione iniziamo ad andare a fare le caviglie. Stacchiamo, ve lo faccio vedere di profilo che magari vedete meglio, stacchiamo i talloni alternati, quindi stacchiamo tallone destro e sinistro. Destro e sinistro. Oggi non ho messo il sottofondo musicale, ma voi come sempre potete scegliere una musica che vi piace, che vi rilassa, e metterla come sottofondo, che vi aiuta a mantenere sia il ritmo e vi aiuta anche a rilassarvi. Noi inspiriamo regolarmente, continuando a fare questo esercizio, e poi andiamo a cambiare piano piano. Appoggiamo il tallone, la punta, il tallone e cambio gamba. Tallone, punta, tallone e cambio gamba. Faccio vedere anche di profilo. 1, 2, 3 e cambio. Usiamo bene sempre tutta la nostra caviglia. Intanto andiamo ad allungare anche il polpaccio. E ancora. 1, 2, 3 e ancora. Ci sono tantissimi esercizi di mobilità articolare che si possono fare per le caviglie. Oggi ne facciamo diversi, alcuni anche nuovi. E poi andiamo con i piedi vicini uniti a ruotare entrambi dalle punte ai talloni. Andiamo insieme su e giù, su e giù. La comodità del divano è che siamo un pochino più vicini a terra, quindi riusciamo a fare un pochino di più presa sul pavimento, mentre sulla sedia a volte si riescono ad appoggiare poco più delle punte dei piedi. Quindi dipende sempre dall'altezza della sedia. Se riuscite, rimanete sempre in una buona posizione con la vostra colonna vertebrale. Se fate fatica a sostenere il vostro busto, quindi avete gli addominali che si stancano, eccetera, cercate di appoggiarvi dietro.
facciamo ancora uno e poi andiamo a lavorare sull'interno, cioè ruotando verso l'interno e verso l'esterno. Quindi ruoto il piede dentro e fuori, piano piano, senza forzare. Questa è l'altra raccomandazione che vi faccio sempre, fate tutto quello che vi sentite, sono tutti esercizi che nel 99% dei casi riuscite a fare, però senza sforzarvi troppo e senza forzare i movimenti. Lentamente, perfetto. Poi andiamo a fare anche una circonduzione, quindi facciamo ruotare tutto il piede interno, punta, esterno, tallone. Interno, punta, esterno, tallone. Questo è un esercizio che non vi avevo ancora fatto vedere. Ogni tanto vi tiro fuori qualcosa di nuovo, nonostante sia già il 14° appuntamento. E lo facciamo anche dall'altro verso. Alcuni esercizi subito non vi sembreranno facili, ma con la pratica riuscirete sicuramente a farli. E cambiamo gamba, ne facciamo una alla volta perché così riuscite a concentrarvi meglio sul movimento, quindi cerchiamo di toccare tutti i punti del piede a terra, la punta, tutto l'esterno, il tallone, tutto l'interno. Punta, esterno, tallone, interno. Vai che facciamo gli ultimi due. Perfetto. Direi che le caviglie le abbiamo sciolte decisamente. Passiamo alle ginocchia e alle anche. Allora, piano piano andiamo ad allungare le gambe avanti alternate. Quindi stendiamo, allunghiamo bene anche la nostra muscolatura. Ve lo faccio vedere di lato così si capisce meglio. Stendo bene la gamba, provo a tirare anche il piede a martello. Sentite un buon allungamento anche del vostro polpaccio. Vi ricordate di mantenere una buona postura e di continuare a respirare. Inspiriamo e possibilmente nell'allungamento soffiamo fuori l'aria. Inspiriamo ed espiriamo. Se avete bisogno di sostenervi potete appoggiare le mani sotto le spalle, se no, come vi dicevo prima, vi appoggiate con la schiena dietro. Io non riesco a farvelo vedere perché ho un divano con la seduta molto lunga. Dovrei mettere 2 o 3 cuscini per riuscire ad appoggiare la schiena. Preferisco rimanere in cima e mantenere io la posizione corretta. Facciamo ancora due, poi sempre per ginocchia e anche cerchiamo di sollevare un pochino le ginocchia e tirarle verso l'ombelico. Anche questo abbinato alla respirazione, inspiriamo, quindi gonfiamo pancia e petto e fuori l'aria, sgonfiamo la pancia, mandiamo dentro l'ombelico e cerchiamo di sollevare un pochino il ginocchio. In ed espiro. Come vedete anch'io mi aiuto un pochino con le mani. Inspiriamo ed espiriamo. È sempre più comodo tenere il ginocchio un pochino aperto fuori piuttosto che averlo davanti a voi. Così lasciamo più spazio alla pancia. Inspiriamo ed espiriamo. Ne facciamo ancora due. In ed es, dentro l'ombelico sgonfio bene la pancia e ne facciamo ancora uno, in ed es. Sempre per le anche, proviamo ad andare ad aprire la gamba destra e ritorno, sinistra e ritorno. Chi ha problemi di anche non forza l'apertura, potete se volete anche far scivolare i piedi a terra senza problemi. Apro e chiudo. Ancora, in ed es regolarmente, apro e chiudo mantenendo i piedi vicini, mobilizziamo ancora le anche facendo un apro e chiudo insieme, se vi risulta scomodi potete stare un pochino più in cima, sentite come si mobilizzano, iniziamo ad aprire bene. E poi piano piano andiamo a stendere le gambe in diagonale. Prima lo facevamo con le gambe avanti, adesso stendiamo piano piano in diagonale. Ora che abbiamo aperto, stendo e tiro anche la punta del piede a martello. Inspiro ed espiro fuori l'aria. In ed es. In
Ed espiro, piano piano provo anche a scendere un pochino col busto, senza forzare, non spingete mai, non mettete mai il peso sul ginocchio. Scendete piano piano e tornate, inspirate, stendete piano piano l'altra gamba, piano piano scivolate fin dove riuscite, quando tira vi fermate lì e ritornate su, in ed espiro. E ancora inspiro, ho una buona base d'appoggio e fuori l'aria, una parte del corpo è scaricata anche sul piede a terra, una parte del peso. In ed espiro. Andiamo a fare gli ultimi due, inspiriamo ed espiriamo. E facciamo l'ultimo, in ed espiro. Bene, abbiamo fatto un buon esercizio per tutte le articolazioni delle gambe, siamo arrivati al bacino, bacino e zona tratto lombare della colonna vertebrale. Proviamo a fare dei basculamenti avanti e indietro, quindi proviamo a mandare dentro l'ombelico, avanti il bacino e ritorno. Mandiamo fuori l'aria, dentro l'ombelico e ritorno. Quindi tutto il resto è fermo, cerchiamo di muovere proprio, il movimento è piccolo, solo l'ultima parte della colonna vertebrale e il bacino. Un basculamento avanti e indietro. Tengo le mani sulle creste iliache proprio per farvi vedere, se volete potete farlo anche voi in modo da sentire se il vostro bacino si muove. In ed espiro. È importante, importantissimo tenere il bacino mobilizzato per soffrire anche meno di dolori che provengono dalla sciatalgia. Dopo andremo ad allungare anche il nervo sciatico, andremo ad allungare l'iliopsoas, come facciamo quasi sempre, perché è molto importante tenere le articolazioni mobilizzate e i muscoli allungati. Facciamo l'ultimo. Poi proviamo a fare il basculamento laterale, quindi spostiamo tutto il nostro peso su un gluteo cercando di sollevare un'anca, tutto il nostro peso sull'altro gluteo cercando di sollevare l'altra anca. Quindi mi sposto da un fianco all'altro e provo a sentire il bacino che si sposta lateralmente, sempre senza forzare, piano piano, inspirando ed espirando regolarmente. Il resto della mia colonna è sempre allungata verso l'alto. Ancora, e poi proviamo a fare una circonduzione completa. Quindi dal fianco chiudiamo, passiamo sull'altro fianco e apriamo. Quindi sto muovendo solo l'ultima parte della colonna vertebrale. Come altri esercizi che non siete abituati a fare, vi risulterà piuttosto difficile sentire il movimento e riuscire a farlo. Con l'allenamento sono sicura che riuscirete. Proviamo a farlo anche dall'altro verso, quindi porto fuori l'ombelico, vado di lato dentro l'ombelico e vado sull'altro fianco, cerco di tenere fermo tutto il resto e di muovere bene il bacino come se disegnassi dei cerchi immaginari. Bene, siamo arrivati alla mobilizzazione bacino tratto lombare, adesso cerchiamo di mobilizzare il tratto dorsale, quindi cerchiamo di chiuderci con le spalle avanti come in genere vi dico di non fare, ma al contrario cerchiamo anche di aprirci, quindi allontaniamo bene le scapole una dall'altra e poi le avviciniamo al massimo. Lo facciamo aiutandoci anche con le braccia e con le spalle, quindi nella chiusura delle spalle ruoto le braccia in avanti e poi nell'apertura le ruoto dietro, in ed espiro, in ed espiro. Siete molto carini, mentre faccio esercizi vedo anche in parte i vostri messaggi, i vostri cuoricini, grazie, grazie mille sempre per tutti i commenti che fate e per i like, sono apprezzati, anche se a volte rispondo a distanza di giorni. Li leggo, grazie. Facciamo gli ultimi due, in ed espiro. Poi dal di qua, sempre per mobilizzare il tratto dorsale, quindi qua all'altezza delle spalle, ci chiudiamo sempre col petto e questa volta spingiamo le braccia in avanti, in questo modo,
Espiriamo, apriamo bene i gomiti indietro e fuori l'aria. Chiudo bene come se dovessi spostare una parete con le mani, quindi spingo avanti, allontano bene le scapole, poi le avvicino e di nuovo le allontano. Facciamo una bella inspirazione qua dove apriamo il petto, gonfiamo bene la gabbia toracica e qua la soffiamo fuori, fuori tutta l'aria e spingo, spingo, spingo come se dovessi spostare un muro. Mi concentro solo su questa fascia, la fascia dorsale. Ne facciamo ancora due, inspiriamo ed es. Ancora uno, in ed es. Poi andiamo a rilassarci, siamo arrivati al tratto delle spalle e il tratto cervicale. Allora, per le spalle, come sapete, uno degli esercizi migliori per sciogliere sono le circonduzioni, quindi le andiamo a chiudere avanti, sollevare, aprire dietro e le abbassiamo più possibile, quindi chiudo, sollevo e apro e giù. Inspiriamo ed espiriamo. Ci prendiamo i nostri tempi. In ed espiriamo. Ricordatevi che questa lezione, oltre che a scioglierci, a renderci più mobili, ci deve anche rilassare, scaricare dalle tensioni, quindi facciamo tutto con la massima tranquillità. E facciamo lo stesso movimento di chiusura, sollevo e apertura, avvicinando le mani alle spalle. Non necessariamente le dovete tenere appoggiate, ma disegniamo il cerchio con i gomiti questa volta, quindi portiamo i gomiti avanti, in alto e giù, piano piano, molto lentamente, in ed es. L'ampiezza del movimento la scegliete sempre voi, in base alle vostre possibilità, senza sentire dolore. In, come quando vi alzate da letto, vi stirate bene ed es, e lo facciamo anche allungando le braccia, ci allunghiamo ancora di più, in ed es. E ancora, mi alzo da letto, mi stiro bene verso l'alto, in ed es. E ancora, una volta, in ed es. Allunghiamo bene, mobilizziamo il tratto cervicale facendo gli esercizi principali, che sono il dire di sì, quindi schiaccio bene giù il mento soffiando fuori l'aria, nel ritorno in, qua inspiro e qua es. Inspiro, guardo avanti, anzi riesco a guardare anche leggermente in alto, sollevo leggermente il mento senza andare a comprimere troppo le vertebre cervicali e poi vado a schiacciare il mento verso il petto. Ancora una volta in, guardo in alto e ancora una volta es. Schiaccio giù e rimango qualche secondo in allungamento. Sento bene il tratto cervicale che si allunga. Se non lo sentite a sufficienza, o spingete un pochino più giù il mento o fate una leggera, leggerissima pressione con le mani sulla nuca. Senza forzare, vogliamo allungare e non contrarci, mi raccomando. Ritorniamo piano piano, dopo il dire di sì c'è il dire di no, quindi guardo lentamente a destra, torno al centro e a sinistra. Quando mi giro soffio fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria dall'altro lato. Cerco sempre di tenere il mento alla stessa altezza, quindi giro su un piano parallelo a terra e cerco di andare a guardare dietro la spalla soffiando fuori l'aria. Ne facciamo ancora due. Questi esercizi li potete fare tranquillamente tutti i giorni o comunque quando vi sentite contratte, chi ha bisogno di sciogliere di più il tratto cervicale, magari tutti i giorni fa questi 3-4 esercizi. Un altro esercizio è la flessione laterale a destra e a sinistra, sempre molto lentamente. Inspiriamo e nell'allungamento andiamo fuori l'aria, rimaniamo in allungamento finché non l'abbiamo andato fuori tutta. In ed es. In,
se vogliamo aumentare un pochino l'allungamento, quando flettiamo il capo a destra, spingiamo verso il basso il braccio sinistro ed es. In. E dall'altro lato es. Spingo la spalla in basso in modo da sentire un maggiore allungamento. In. Ed es. E andiamo a fare l'ultimo. In. Ed es. Un buon esercizio di allungamento è anche la torsione, flessione del mento verso la spalla, sentite che tira in questa zona qua, ritorno, inspiro, torsione, flessione verso la spalla, soffio fuori tutta l'aria e ritorno, ne facciamo ancora due, in ed es, allungo bene, ancora uno, in. Ed es, vado ad allungare, anche qui se non sento tirare a sufficienza mi posso leggermente aiutare appoggiando la mano sul capo e aumentando un pochino l'allungamento da un lato e dall'altro, sempre senza forzare, mi raccomando. E ritorno, proviamo ad aprire bene i gomiti. Inspiriamo, flettiamo bene il capo avanti, chiudiamo i gomiti, fuori l'aria. In. Ed es. Andiamo a utilizzare tutta la colonna. Inspiro la colonna bella in estensione ed es, mi chiudo. Mando dentro anche l'ombelico, chiusura, rotondo, 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 poi inspiro. Srotolo bene la colonna e fuori l'aria, parto dall'ombelico, mi chiudo, mi chiudo, mi chiudo, anche il capo e ancora in e l'ultima volta es. Benissimo, siamo arrivati alle braccia, è importante mobilizzare anche le articolazioni delle braccia, abbiamo i gomiti, allora per il gomito vado un po' velocemente perché vi voglio far fare tante cose, dopo voi a casa. Le ripetizioni fate quelle che vi sentite. Allora, con il gomito, tenendo il gomito fermo, cerchiamo di disegnare il segno dell'infinito, che è un 8 sdraiato. Facciamo con un braccio e con l'altro. Perfetto, sempre per il gomito e anche per la spalla, tenendo i gomiti vicini ai fianchi, proviamo a aprire e chiudere, in realtà è più per la spalla che per il gomito, ma riguarda sempre le braccia, riguarda gli intra e gli extra rotatori della spalla, che abbiamo visto anche in altre lezioni, inspiriamo aprendo e fuori l'aria abbracciandoci l'addome, in ed es, in ed es. Poi possiamo allungare un pochino il movimento, aprendo bene le braccia, inspiriamo e chiudendole avanti, espiriamo. E ancora in, cerco di allungare bene la colonna verso l'alto ed es. E ancora in ed es. Andiamo a fare l'ultimo e siamo arrivati ai polsi. Sempre, anche con il polso, cerchiamo di disegnare il segno dell'infinito, quindi questa volta il gomito lo terremo fermo e facciamo delle rotazioni, degli 8 stesi con un polso, scusate, e anche con l'altro. Li facciamo prima singoli, prima con uno, poi con l'altro, sempre per il discorso che facendone una alla volta riusciamo a concentrarci meglio sul movimento, soprattutto se non l'abbiamo mai fatto. Poi proviamo a farlo con entrambi, vedete tengo i gomiti fermi ai fianchi proprio per evitare di usare tutto il braccio che è molto bello da vedere ma noi vogliamo mobilizzare solo i polsi in questo caso. Questo esercizio si può fare anche con le mani unite, quindi incrociamo un dito sull'altro e disegniamo degli 8 rovesciati anche in questo caso. Qui ti fa in genere i corsi con me, anche le terme, questo esercizio lo facciamo sempre. Vedo che non sempre è facile da fare se uno non l'ha mai fatto, ma so che alla fine del percorso quasi tutte riuscite a farlo, quindi non mollate. Un altro bel esercizio che non vi ho mai fatto fare è questo, sempre per i polsi, ve lo faccio vedere più vicino.
da più vicino, stiamo andando ad allungare e mobilizzare il polso e allo stesso tempo ad allungare i muscoli delle mani, perché vogliamo arrivare alla mobilizzazione e all'allungamento anche delle dita, che saranno le nostre ultime articolazioni. Quindi un braccio sale, un braccio scende. Non forzate, sapete voi fin dove potete arrivare, è un bellissimo esercizio anche di allungamento, è una sensazione bellissima, a me piace tanto e come facciamo di solito possiamo anche stendere il braccio e tirare le dita verso di noi per avere un buon allungamento di tutta questa fascia, con una mano e anche con l'altra, perfetto, poi lo potete fare allo stesso modo anche verso il basso, quindi girando le dita verso il basso, stesso esercizio, braccio steso, dita in basso, perfetto, e siamo arrivati alle dita, scusate se corro, però in una mezz'ora concentro tutto quello che vi voglio far fare, siamo arrivati alle mani, che sono importanti come tutte le altre parti del corpo, anzi di più. Cerchiamo di fare degli esercizi prima di mobilizzazione, soprattutto per chi soffre di artrosi alle mani, ma anche per chi sta bene e lavora spesso col mouse del computer o comunque fa dei lavori in cui utilizza molto le dita, è importante tenerle mobilizzate e soprattutto allungate, quindi anche con gli esercizi di stretching che abbiamo visto prima, ma anche con questi, allargo più possibile, apro completamente. Perfetto, poi l'esercizio un dito dopo l'altro, marameo, partiamo dal mignolo e facciamo tipo un ventaglio dal mignolo fino al pollice, perfetto, e poi facciamo l'opposizione delle dita, questo ve l'ho fatto vedere altre volte, anche nelle lezioni di persona, diciamo. È importante anche questo, perfetto, e l'esercizio del ramito, do sempre, cerco di fare delle associazioni mentali proprio quando, per ricordarsi gli esercizi, anche quando li andate a fare magari senza guardare il video, siete lì davanti alla televisione e fate gli esercizi, non so, per le caviglie, per le mani, quello di cui avete bisogno, per i polsi, spingo un dito contro l'altro, sento bene l'allungamento. Una delle motivazioni per cui vi ho fatto fare la lezione nel divano è proprio questa, perché così quando siete nel divano che vi guardate la televisione vi vengo in mente, fate qualche esercizio. Bene, allora prendiamo anche il cuscino che vi avevo detto che ci sarebbe stato utile. Allora facciamo prima qualche esercizio sempre di mobilità articolare ma anche di respirazione, proviamo a portare il cuscino in alto e lo riportiamo giù, quindi gonfiamo bene pancia e petto come dicevamo prima, ci allunghiamo in alto fin dove è arrivato, adesso dovreste avere le spalle belle mobilizzate, non dovreste sentire male a sollevare le braccia, ma se sentite male le sollevate fin dove arrivate, inspiriamo, ci allunghiamo bene in alto e fuori l'aria. Inspirate ed espirate. Già tra i primi esercizi, dall'inizio alla fine della lezione, dovreste già sentire un beneficio e un miglioramento della vostra mobilità articolare. Pensate a ripetere queste lezioni con regolarità. Che beneficio vi può dare? Proviamo anche a tenere il cuscino all'altezza del petto e a girarci piano piano facendo finta di appoggiarlo una volta sul fianco destro e una volta sul fianco sinistro. Grazie, vedo cuoricini passare. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. In ed espiro. Dobbiamo sempre andare molto lentamente nel fare le torsioni, però non è che non le dobbiamo fare. Anche la colonna ha bisogno di, della capacità di potersi muovere in tutte le direzioni, quindi anche nella torsione, ma piano piano, senza forzare.
Poi lasciamo il cuscino di lato e lo usiamo come appoggio per allungare bene il fianco. Ci allunghiamo su, come se qualcuno ci tirasse verso il braccio e ritorniamo. Ci allunghiamo, inspiriamo. In questo caso, mentre ci allunghiamo, inspiriamo perché riusciamo ad aprire meglio il torace, allungare meglio il fianco, cioè allargare bene le coste. Quindi prendiamo tutta l'aria che ci sta e fuori tutta, sempre senza forzare. Ancora ci allunghiamo, in ed esso. Facciamo la stessa cosa prendendo il cuscino, appoggiandolo dall'altro lato e ancora ci allunghiamo bene, inspiriamo tutta l'aria che ci sta, allunghiamo bene il fianco, le coste si allargano e fuori tutta. E ancora inspiro, mi allungo ed espiro, torno piano piano. Inspiro, mi allungo bene. C'è qualcuno che mi tira con la mano verso il soffitto, senza forzare. Se vi fa male la spalla, non forzate il movimento in alto. Ne facciamo ancora uno. E ritorno piano piano, soffio fuori l'aria. Ora per andare a scaricare bene le spalle, il collo e tutto il resto, il cuscino lo mettiamo sulle ginocchia. Inspiriamo, poi quando soffiamo fuori l'aria piano piano scivoliamo giù e lasciamo tutto a ciondoloni, quindi anche il capo, arrivo giù, lascio le mani, le braccia, le spalle, il capo a ciondoloni e piano piano torno su, srotolando la schiena a partire dalla zona lombare, quindi srotolo la lombare, dorsale, cervicale, guardo avanti e poi vado giù e scivolo piano piano. Fletto il capo, mi arrotolo piano piano con tutta la colonna fino ad arrivare a terra. Il cuscino ci serve per, come appoggio, per stare più comodi. Inspiriamo, veniamo su. Se volete potete anche aprire le braccia fuori, così aprite bene la gabbia toracica, prendete un bel respiro e fuori tutta l'aria. Faccio scorrere le braccia giù, le rilasso. Rilasso bene anche il capo, una posizione comodissima anche per rimanere lì anche un minutino. Noi la facciamo un'altra volta abbinata alla respirazione, inspiriamo, prendiamo tutta l'aria che ci sta, ci apriamo bene e fuori tutta. Proviamo a rimanere giù, respirando regolarmente e lasciando tutta la colonna rilassata, soprattutto il tratto cervicale, con la testa a ciondoloni. Ci rilassiamo completamente e poi piano piano torniamo su. Se è una posizione comoda per voi, dove sentite proprio lo scarico di tutta la colonna vertebrale, soprattutto del tratto cervicale, se riuscite a rilassare bene il capo, fatelo, fatelo tutte le volte che ve la sentite. Veniamo con un pochino di allungamenti. Allora appoggiamo il cuscino sul divano, se non volete appoggiare le scarpe sul divano giustamente ve le togliete, appoggiamo il polpaccio sul cuscino in modo da avere il piede libero e ancora lo andiamo un pochino a mobilizzare e andiamo a stimolare il nostro polpaccio soprattutto nell'allungamento, quindi quando tiriamo la punta verso di noi sentiamo il polpaccio che si allunga e in quel momento lì soffiamo fuori l'aria. Inspiriamo, spingiamo la punta avanti, soffiamo fuori l'aria, tiriamo il piede a martello. Ancora due, in ed es. Andiamo a fare l'ultimo, in ed es, e piano piano camminiamo avanti, ci allunghiamo. Quando sentiamo di essere arrivati, quindi abbiamo una buona tensione sotto la coscia e al polpaccio, ci fermiamo lì. Non obbligatoriamente dobbiamo andare a prendere il piede, vedete? La mia schiena non è curva, non sono incassata nel divano, ma sono sempre con la schiena e la colonna in allungamento. Scendo in avanti cercando di tenere quell'allungamento, il mio obiettivo è allungare la parte posteriore della coscia e il polpaccio. Facciamo un po' di respirazioni mantenendo questa posizione. Se vedete che riuscite ad aumentare l'allungamento, lo aumentate, altrimenti rimanete tranquillamente lì. Respirate un po' di volte, poi ritorniamo piano piano e andiamo a cambiare fianco.
io tolgo anche l'altra scatola, mi giro perché così vado a favore di telecamera, insomma, stendiamo la gamba, mettiamo il cuscino sotto al polpaccio, ho il piede libero e vado a flettere, stendere come prima. Inspiriamo nell'estensione, piede a punta, fuori l'aria, piede a martello. In ed esso. Vedete, ho sempre una buona posizione della colonna. In ed esso. Andiamo a fare l'ultimo, in ed esso. Tengo il polpaccio in allungamento, scendo piano piano dove arrivo cercando di mantenere la colonna più dritta possibile, mi allungo, quando sento tirare tutta la parte posteriore della coscia e lo sentite quasi subito perché il cuscino sollevandovi la gamba vi aiuta ad aumentare la tensione, quindi anche se scendete pochissimo va bene, va benissimo, e lì continuate a inspirare ed espirare profondamente, cercando di rilassarvi, di non sentire dolore, ma solo allungamento. Ne facciamo ancora due, in ed espiro. E andiamo a fare l'ultimo, in ed espiro. Ci sarebbero tanti altri esercizi da farvi vedere. Ma noi abbiamo rimasto ancora una seduta, quindi io vi aspetto giovedì prossimo per il nostro ultimo appuntamento. Vi ricordo che tutte le lezioni sono a vostra disposizione sia nella pagina Facebook dell'AMRE sia sul mio canale YouTube, quindi io vi consiglio di fare attività regolarmente e sono sicura che pian piano migliorerete e starete meglio. Per chi non ha grossi problemi, sono sicura che continuerà a non averli. Quindi io vi auguro una buona giornata, un abbraccio a tutti, grazie mille per i commenti, ora vado a leggere quello che non sono riuscita a leggere da lontano. Ciao!